Mister Giuseppe Amato, il resto del calcio, le scelte di formazione iniziali di Lia e Guaracino dal primo minuto sono state dettate da problemi di natura fisica per qualche elemento o è stata una scelta tecnica? Diciamo che entrambe le cose, perché avevamo, se qualcuno non lo ricorda, 8 assenti, o meglio, avevamo tra gli indisponibili alcuni infortunati e altri che sempre per indisponibilità fisica non ci accompagnano già da qualche gara, tipo Orlando. E quindi il recupero di Rizzo e Lia ci hanno dato la possibilità di utilizzarli, mentre per quanto riguarda Guaracino è stata una scelta tecnica, anche spinta dal fatto che Borrelli avesse giocato ripetutamente senza sosta e quindi nel recupero generale delle energie della squadra, anche individualmente, abbiamo captato che alcuni dovevano riposare. Anche Gioacchino Roberto Di Maio Sabbia Channel ti chiede di Guaracino, quindi la saltiamo, però aggiunge se si può parlare di questa come la migliore Juve Stabia della stagione. Beh, forse il giudizio è amplificato molto dal risultato fatto soprattutto a Palermo contro una squadra che veniva da un derby vinto in 10, quindi può sembrare che sia stata la migliore Juve Stabia. Ovviamente il risultato è rotondo, secondo me anche meritato, avremmo potuto fare anche il quinto contro una squadra che era partita bene, noi eravamo partiti un po' piano, abbiamo regalato anche la possibilità di andare al gol perché loro sono stati molto aggressivi, però i ragazzi vanno elogiati e complimentati non solo per la gara che hanno fatto, ma soprattutto per la forza che hanno avuto di reagire in un campo come questo, e non è da tutti. Davide Soccavo, Stabia Channel, le sue previsioni alla vigilia del match hanno dato i loro frutti. Grazie al supporto di Guaracino e Fantacci in attacco, Marotta è tornato al gol nel migliore dei modi. Cosa servirà adesso per dare continuità a questo andamento positivo sia nel gioco e nei risultati? Beh, sono contento per tutti i ragazzi innanzitutto. Un appunto lo faccio a Guaracino, che è entrato, si è ritrovato, anche se l'avevamo preparato, in una partita così importante e delicata, ha fatto la sua prestazione, ma non avevo dubbi perché è un professionista esemplare, anche se è molto giovane, ma ancora deve crescere. Però questa partita credo che la ricorderà a lungo e spero che ne faccia tesoro, come Fantacci, che ha già un'esperienza diversa, però anche per lui vale lo stesso discorso, come vale lo stesso discorso per i tre difensori centrali, che sono 99 e 2000, hanno ben interpretato all'interno di questo gruppo fantastico la prestazione di oggi. Cosa serve per continuare? Credo che lo possiamo dire in tranquillità, convincersi che la strada è ancora lunga. Oggi abbiamo fatto un grande risultato attraverso sicuramente il sacrificio, la voglia di volersi migliorare e di non accontentarsi anche di fronte a risultati così esaltanti e meritati. Mario Vollono, Vivicentro, errore di Russo nel passare la palla a Berardocco marcato da Luperini, scelta del nostro portiere o un dettame di dover ripartire sempre dalla difesa? Al netto di questo errore, comunque prova di carattere e di qualità della squadra. Mi sono dimenticato di dire che è arrivato il gol di Marotta, che nell'intervista precedente avevo detto che ancora doveva segnare. In realtà mi riferivo ad un'azione di gioco mentre aveva segnato su un calcio di rigore, quindi sono contento anche per lui, perché avere giocatori di questo spessore, anche se a volte possono sembrare fuori dal coro, ma riescono a tirar fuori il meglio anche dagli altri. Per quanto riguarda la gestualità e la scelta soprattutto di Danilo, ma poi il conseguente errore anche di Berardocco, è ovviamente di una squadra che prova a giocare, quindi l'identità è quella, poi nella scelta e nella lettura passa attraverso la persona e quindi l'individualismo, là c'è un concorso di responsabilità, però stiamo parlando allo stesso tempo di una squadra che ha nel DNA il lavoro di provare a giocare sin dal basso, però se lo fanno in Serie A, dobbiamo fare anche noi in Lega Pro,
quando è necessario, anche di cercare magari dei compagni che possono gestire la palla in una posizione di campo meno pericolosa e con una marcatura più allentata. Giovanni Donnarumma, Vivicentro, importante affermazione su un campo difficile, ancora con qualche defezione di troppo, se diciamo che è stato il sacrificio di tutti e la sua lettura tecnica dell'evoluzione della gara, la chiave di svolta, lei che cosa pensa? Beh, pensare di vincere queste partite con un risultato così rotondo e con una prestazione importante, individuale e collettiva e tra i reparti, pensando di fare una passeggiata, credo che sia una richiesta che non si vedrà mai. Non siamo la Juve, non siamo il Real Madrid, non siamo il Barcellona, non siamo tra le squadre accreditate da tutti gli addetti a lavoro all'inizio del campionato, ma tuttora tra quelle candidate alla vittoria del campionato, quindi eravamo sempre considerati da ottava, nona posizione, decima addirittura, qualcuno non ci menzionava neanche tra i playoff. Oggi posso dire, credo di poter dire che siamo salvi, quindi il nostro obiettivo in parte, il primo l'abbiamo già, posso dire, raggiunto. Lavoriamo con la solita umiltà per provare a migliorarci e a guardare se possiamo un tantino più in là. Mister Francesco Maresca ti chiede, Sport Report Magazine, complimenti per come ha trasformato un match che era partito malissimo. Nelle ultime quattro fuori casa, bottino pieno con media da prima della classe, ma in casa solo due punti negli ultimi quattro match. Come si potrà invertire questo trend casalingo per consolidare prepotentemente un buon piazzamento nelle parti alte della classifica? Non so se il piazzamento passi solamente dal provare a vincere in casa qualche partita in più o qualche punto in più. Ovviamente avevamo lo stesso problema nel girone d'andata, ma in trasferta, mentre oggi lo ritroviamo nelle partite in casa. Già è un qualcosa di importante quello che i ragazzi stanno facendo. Abbiamo capovolto un andamento che ci vedeva sempre non raccogliere nonostante le buone prestazioni. Oggi il trend è un po' invertito, ovviamente come sempre l'impegno e il lavoro e la dedizione verso la ricerca del miglioramento può arrivare anche qualche punto in più in casa. Corriere dello Sport, Raffaele Izzo ti chiede, sempre su Guaracino, che ruolo può avere da qui alla fine della stagione? Guaracino fa parte della nostra rosa da sempre, avevamo delle richieste anche all'inizio dell'anno e invece abbiamo deciso di tenerlo, convinto che potesse essere un ragazzo che all'interno di questo gruppo potesse darci un contributo. Lo sta facendo già da tempo con dei piccoli spezzoni, ma il suo vero risultato io lo vedo ogni giorno attraverso gli allenamenti e sono convinto che in molti, quando oggi hanno letto il suo nome, probabilmente hanno storto il naso, forse anche il labbro superiore, ma personalmente sono convinto e faccio le scelte consapevole di quello che faccio. Poi possono riuscire o non possono riuscire, ma continuerò a lavorare su questa direzione, dando la possibilità a chi merita e chi dimostra di essere da Juve Stabia, anche con qualche limite. Ultima, Gianluca Picella, Magazine Pragma. Come nasce questo capolavoro tattico? A tratti sembrava una partita di subbuteo con mister Padalino a guidare alla perfezione il suo 11. Ma in realtà le partite non le puoi determinare la domenica. Quello che fanno è frutto di un lavoro settimanale, mensile. Ovviamente la disponibilità e anche la possibilità di preparare la partita in così poco tempo, secondo me, richiama questa continua ricerca di supportare i ragazzi sempre durante la partita. Però personalmente credo di poter dire che la domenica ci fai ben poco, a parte qualche accorgimento, è tutto frutto di un lavoro settimanale e soprattutto di una collaborazione tra i reparti, tra gli uomini e con lo staff, e credo di poterlo senza paura di smentita dire che questi ragazzi sono veramente eccezionali per l'impegno. Poi non sempre riusciamo a raggiungere gli obiettivi che vorremmo, però l'importante è esserci e dignitosamente rappresentare questa maglia. Grazie, mister. Prego.